sarà ufficialmente conosciuta come One Scotonac Parklands, una definizione risalente alla First Nation e ai Mississaugas che qui un tempo cacciavano. La maggior parte dei residenti di Toronto in questo periodo ha cercato di evitare le piogge torrenziali in tutti i modi. Invece in questo fine settimana burrascoso, TJ Atwood ha cavalcato le onde gelide con spirito eroico di Scarborough Bluffs e delle isole sulla sua tavola da surf per qualificarsi per i giochi olimpici del 2020 di Tokyo. E mentre i Maple Leafs e i Raptors sono impegnati nei playoff che stanno spingendo il prezzo dei biglietti a livelli stratosferici, il proprietario dei club sta producendo dei rilevanti profitto attraverso lo scalping. MLSC sta imponendo un supplemento del prezzo del 30% più alto a tutti i possessori dei biglietti a tariffa normale. Questo aumento sarà applicato su molti posti dell'ACC nella prossima stagione. Purtroppo per i fan dei Maple Leafs, questa sera la festa prevista dopo la partita al Maple Leaf Square è stata cancellata per motivi di sicurezza a causa del maltempo che ha colpito la nostra città negli ultimi giorni. I Maple Leafs terranno il pubblico aggiornato per le prossime feste previste per domani e giovedì. Ieri è stato un giorno importante nella nostra comunità. Durante il Festival Italiano di Giorni Lombardi si è tenuto l'annuale Telethon di Caritas. Lenny Lombardi, presidente di Team Radio TV International, ha ospitato l'associazione Caritas negli studi raccogliendo oltre $80,000 in due ore. Si ringrazia tanto la comunità. E con questa notizia abbiamo concluso con le notizie locali ed ora, su Ora Qui, la pagina finanziaria e il mare.